Siamo finalmente nel vivo della magica atmosfera del 75esimo Palio Marinaro dell'Argentario. Il primo appuntamento è il corteo storico, partito dalla Fortezza Spagnola, allestito da Argentario Vivo, che da alcuni anni sfila nelle vie del centro storico di Porto Santo Stefano per giungere sul lungomare ed in Piazza dei Rioni. Come sempre, suggestioni irripetibili con la sontuosità degli oltre 100 figuranti e dei loro meravigliosi costumi seicenteschi e sul finale, nella piazza, la lettura del bando di sfida tra i 4 rioni in gara. A tutti i cittadini di questo nobile rione del Capitano, io, banditore, porto la sfida per la disputa del 75esimo Palio Marinaro dell'Argentario. Nei prossimi giorni tutti i passaggi chiave di una manifestazione ogni anno sempre più bella. Dalla misurazione dei remi e dei timoni al brindisi augurale con gli equipaggi tra la gente, presentati rigorosamente secondo l'ordine di arrivo dello scorso anno. Fortezza sul guzzo maestrale, croce sul guzzo grecale, pilarella sul guzzo libeccio e valle sul guzzo scirocco. La tradizionale benedizione dello stendardo disegnato da Marascotto nel corso della Santa Messa, la presentazione degli equipaggi e la processione in notturna in onore della Madonna dell'Assunta saranno il prologo di una giornata, il 15 di agosto, davvero speciale per tutti i santostefanesi. La regata partirà alle 19:15 in punto nello stadio di Turchese appena sarà giunta in piazza la coloratissima sfilata dei rioni che partirà alle 17. La nostra emittente sarà in diretta il giorno di Ferragosto a partire dalle 15 e fino alle 21. Potrete dunque seguire il Palio Marinaro sul canale 214 di Arezzo TV e sul canale 89 di Lucca nel digitale terrestre. Le suggestive immagini andranno in onda anche sul satellite blu 940 e 839 bouquet in chiaro della piattaforma Sky TV. Inoltre sarà possibile seguire il Palio in diretta streaming sul sito di Arezzo TV e sul sito internet del Comune di Monte Argentario.